Mamma mia, che giornata, ragazzi! Mamma mia, che emozioni a destra e a manca, veramente. Negative, super positive. Poi peccato che si è chiusa la serata poco fa. Match terminato da non più di 5 minuti. La finale del WTA di Palermo fra Lucia Bronzetti e Irina Begu, stravinta dalla giocatrice rumena, meritatamente. Però, per quanto riguarda Musetti e per quanto riguarda Massimo Stanno, non possiamo che gioire. Poi il tutto, insomma, è avvenuto nel giro di quanto? Mezz'ora più o meno? Potrei essere non proprio precisissimo, però comunque attorno alla mezz'ora. Giornata che era iniziata però male con la sconfitta di Berrettini a Gstaad contro Casper Ruud, un Berrettini veramente stanco, cotto nel terzo set. Il disastro Ferrari, mamma mia, un'altra occasione sprecata, altri punti persi. Disastro, tranne per la gara di Sainz, sorpassi incredibili su Russell e su Perez, rimonta dal fondo praticamente fino in quinta posizione. Poi ha dovuto anche scontare una penalità, quindi non gli si può dire assolutamente nulla. Si può dire qualcosa invece su Leclerc, che purtroppo oggi sbaglia, ma come al solito è un grandissimo ragazzo. È umilissimo, forse troppo duro con se stesso, anche perché comunque si addossa tutte le colpe, cioè se dovessi perdere il mondiale sarebbe per colpa mia, se dovessi perderlo insomma per 35 punti, facendo riferimento ai punti persi oggi e all'errore di Imola, che gli fece perdere 7 punti se non erro. Quindi, però insomma, quello che dà fastidio della Ferrari qual è? Cos'è? È che comunque ora l'errore del pilota, ora i disastri al muretto, ora l'affidabilità e via che si ricomincia così, cioè un circolo vizioso, mentre gli altri praticamente non sbagliano nulla. E sto parlando di Max Verstappen soprattutto. Approfitta degli errori, dei problemi altrui, in questo caso della Ferrari, e si porta a casa le vittorie, e purtroppo così non puoi competere per il mondiale. Nella notte italiana cosa c'era stato? C'è stato anche il quarto posto nel salto triplo maschile di Dalla Valle, una beffa più che una delusione, perché comunque quarto ad un mondiale, grande gara, però a soli 6 centimetri dal bronzo. Quindi era iniziata già un po' così la giornata, proseguita male con Berrettini e con la Ferrari, poi per fortuna Musetti e Massimo Stano, gli eroi di giornata, letteralmente, e adesso ci arriviamo. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Partiamo proprio dal tennis, partiamo dal tennis e che dire, partiamo dalla straordinaria vittoria di Lorenzo Musetti, quello che ha fatto Musetti oggi contro uno come Alcaraz, contro uno come Alcaraz, dopo aver avuto 6 match point annullati da Alcaraz, sia per meriti suoi, dello spagnolo, sia per demeriti di Musetti, che ha voluto strafare magari in alcune situazioni, poi anche un doppio fallo, eccetera, eccetera. Però quello che mi preme dire è questo: la reazione di, o meglio, la controreazione di Musetti a livello mentale, cioè molti altri giocatori si sarebbero letteralmente piantati in campo, avrebbero perso magari il terzo set 6-2, 6-3, perché comunque Alcaraz, la maggior parte del pubblico di Amburgo, ricordiamo, ATP 500 e torneo molto importante su Terra Rossa, la maggior parte del pubblico l'aveva dalla sua parte. Musetti che perde il secondo set in quel modo, dopo aver avuto 6 match point praticamente, cioè ammazzerebbe anche un elefante una roba del genere. E invece no, Musetti reagisce, rimane lì con Alcaraz e lo fa anche bene, strappa il break a Alcaraz e si porta a casa il terzo set 6-4. Questa è una cosa che tempo fa non sarebbe assolutamente riuscito a farla, comunque, perché all'eroe di carattere Musetti sappiamo che è uno che si innervosisce facilmente, però ultimamente sembra stia migliorando. E questo fatto avvenuto oggi, insomma, ecco che ne è la prova, perché reagire ad un pubblico così, ad un Alcaraz che è numero 6 del mondo attualmente ed è un fenomeno e lo sappiamo tutti, anche se ultimamente ha subito un pochino un rallentamento la sua folle corsa, però più
piccolo rallentamento, cioè è sempre lui, è sempre Alcaraz. Ma Musetti veramente ha meritato assolutamente di vincere questo torneo per come ha giocato, soprattutto alla luce del fatto che la settimana scorsa era uscito al primo turno a Bostad perdendo 2-7-0 contro l'Aslo Gere. Qui ad Amburgo invece veramente cammino perfetto, perfetto, e poi in finale batti Alcaraz, insomma. Cioè, veramente, fra le tre finali del tennis oggi, con gli italiani, la vittoria di Musetti possiamo dire che di base era la meno probabile, perché comunque Berrettini affrontava Ruud, sì, ok, Ruud, specialista sulla terra, eccetera, eccetera, ma Berrettini ha uno status maggiore rispetto comunque a Lorenzo Musetti. Alcaraz contro Musetti, uno pensa, cavolo, Alcaraz, cioè, se inizia a giocare subito bene, come ha fatto anche contro Khachanov, praticamente lo ha distrutto il russo, lo ha martellato, e poi si fa veramente dura, considerando anche qualche limite di Musetti, eccetera, eccetera. Ma non è stato così, perché Musetti è stato veramente bravo. Si porta a casa il primo parziale, sfruttando anche, sì, ok, un bel po' di errore di Alcaraz, però questo è il tennis, ragazzi. È fatto anche di saper sfruttare i momenti noi degli avversari, e bravissimo Musetti. E poi, come ho, insomma, appena detto, per come reagisce a quella mazzata fra capo e collo del secondo set perso in quel modo dopo 6 match point. 5, no. 6, sì. 6 match point, di cui 5 se non erro sul proprio servizio, o 4-5, insomma, tanti sul proprio servizio, e quindi veramente grande, grande, grande Musetti che si porta a casa il primo titolo della carriera. Ieri era riuscito a raggiungere la prima finale in carriera, oggi il primo titolo, ed è un ATP 500, e ha vinto contro Carlos Alcaraz. Quindi settimana super perfetta, alla luce del fatto che ovviamente best ranking per lui, guadagna più di 30 posizioni, sarà a partire da domani, se non erro, numero 31 al mondo, ma non vorrei sbagliarmi, numero addirittura 19 della race, quindi insomma 500 punti, non sono assolutamente pochi, e quindi bravissimo. Poi l'altra finale con un'italiana, in questo caso perché siamo alla WT di Palermo, è quella finita poco fa fra Bronzetti e Begu. Certo, uno pensa, cavolo, se non è favorita Bronzetti, comunque se la gioca con Begu. Quindi di base diciamo che Musetti, seppur stesse comunque giocando, disputando un ottimo torneo e fosse arrivato in finale, e io qualche speranza la nutrivo, però pensavo, cavolo, come ho detto poco fa, se Alcaraz parte subito a bomba, poi si fa difficile. Cioè, se Alcaraz vince il primo set, attenzione. E invece non è successo. Quindi, questo è lo sport, ragazzi. Quindi, grandissimo Lore Musetti. Non mi ricordo se ho detto il punteggio, comunque si dovrebbe essere stato capito, compreso, insomma. 6-4, 6-7, 6-4 per Lorenzo Musetti, 2 ore e 50 di match. Quindi, che dire. Grande battaglia, un'agonia per noi tifosi sotto il punto di vista emotivo, perché quei 6 match point pensavi, cavolo, io almeno quando perdo il secondo set dopo aver sprecato, o meglio non sfruttato 6 match point, pensi, cavolo, qui va a finire male. E dopo, cioè, il momento clou del match di Musetti veniva dopo la gara della Ferrari, tra l'altro. Quindi ero già a pezzi sotto quel punto di vista, la sconfitta di Berrettini e il disastro Ferrari, vabbè, l'errore di Leclerc, eccetera, eccetera. Ho detto, cavolo, no, un'altra mazzata del genere, oggi veramente una giornata del cavolo. E per fortuna vince Lorenzo Musetti. Colleghiamo, facciamo così, invece di proseguire con gli altri match, colleghiamo Musetti a Massimo Stano, all'Atletica, perché il tutto è avvenuto nel giro praticamente di una mezz'ora scarsa, come ho detto prima, ad inizio video. Potrei sbagliarmi, ma su per giù quello è il tempo. E Massimo Stano, mondiali di Eugene di atletica. Ultima giornata, va a conquistare il primo oro per l'Italia. Ed è l'unico che è stato in grado di bissare, insomma, il successo delle Olimpiadi. Alle Olimpiadi, oro nella 20 km di marcia, qui oro nella 35 km.
di marcia. Sì, arriva comunque negli ultimi metri che aveva praticamente il marciatore giapponese attaccato, il marciatore giapponese alle calcagna, però si vedeva che comunque Stano stava molto meglio del giapponese che ha rischiato anche la squalifica perché stava praticamente correndo all'ultimo e non si può fare, sappiamo, non si può sbloccare il ginocchio con il movimento. Però Stano che inciampa anche nel finale ha il tempo di andarsi a prendere insomma una bandiera italiana e festeggiare alla grandissima. Tra l'altro ha adottato la stessa tattica delle Olimpiadi di Tokyo, cioè si mette davanti ad un certo punto a dettare il ritmo e sfianca letteralmente tutti quanti con il suo ritmo, ma come ha detto il suo allenatore, se non erro, insomma uno dello staff che hanno intervistato poco dopo la fine della gara. Cioè, quello che ha fatto negli ultimi 5 km Stano a livello di tempo sul chilometro è veramente qualcosa di grande, 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 ragazzi. E riuscire, ripetiamolo ancora una volta, a bissare il successo dopo le Olimpiadi, i mondiali, non è assolutamente da tutti. Soprattutto se si parla di atletica e se si parla di un italiano nell'atletica. Cioè, se li saremmo sognati questi risultati fino a qualche tempo fa, fino all'anno scorso di questi tempi, in poche parole. Cioè, l'anno scorso è partito il tutto, insomma, quei 5 ori alle Olimpiadi, nell'atletica, Jacobs, Tamberi, Stano, Palmisano, la 4% sempre in pista, quindi veramente tanta tanta roba. Massimo Stano che tra l'altro, possiamo dire, è un pezzo di pane, uno veramente umile, e lo si può dedurre questo anche e soprattutto dalle interviste che fa. Veramente, mi fa tenerezza in senso positivo e mi fa ridere sempre in senso positivo, cioè mi sta molto simpatico. Quindi, grandissimo Massimo, grandissimo e una gioia immensa, ripeto, in pochissimo tempo la vittoria di Musetti e la vittoria di Stano. Anzi, cronologicamente prima la vittoria di Stano e poi la vittoria di Musetti. No, o mi sto sbagliando? Vabbè, insomma. Sto andando in tilt perché è una certa ora, però comunque nel giro di poco tempo queste 2 vittorie, quindi grandissimo. E poi cosa devo dire? Vabbè, questa è l'ultima giornata, insomma, dei mondiali di atletica in Oregon. Il salto con l'asta, tra l'altro, questa notte. Vediamo Duplantis cosa farà. Non è italiano, è svedese, ma è una gioia per gli occhi, insomma, quel ragazzo veramente. Le sue gesta nel salto con l'asta sono qualcosa di pazzesco, sta riscrivendo la storia e vediamo anche le altre gare come termineranno, insomma. Finora siamo a quota 2 medaglie, l'oro di Massimo Stano e il bronzo di Elena Vallortigara, ricordiamo nel salto in alto, quindi molto bene Elena, a 30 anni il riscatto veramente, quindi grande. E continuiamo con il tennis a questo punto. Che dire di Berrettini, insomma, avevo accennato qualcosa all'inizio. Finale Berrettini contro Ruud. Già ieri avevo detto, insomma, positivo il percorso di Matteo, che ancora una volta rientra e raggiunge una finale. Oggi, certo, tutti avremmo voluto un'altra vittoria. Ruud inseguiva, se non erro, il nono torneo. Sì, questa dovrebbe essere la nona vittoria a livello ATP, mentre Berrettini inseguiva il numero 8, il torneo. La vittoria numero 8 a livello ATP non è arrivata per Matteo, è arrivata per Ruud, quindi pace e alla prossima, nel senso che non si può vincere sempre. Comunque, allo scorso rientro prima di Wimbledon, Stoccarda e Queens vinti da Matteo. Ora, altra finale raggiunta dopo Wimbledon, dopo la delusione per il Covid, insomma, Matteo, che ricordiamo tutti, ha dovuto saltare Wimbledon e raggiungi la finale comunque. E perdi contro uno che gioca veramente bene su terra, uno come Casper Ruud, che è numero 5 al mondo, se non vado errato, in questo momento sì, vabbè, poi anche grazie allo stravolgimento della classifica, come tutti sappiamo, per i punti di Wimbledon, però insomma è uno che è migliorato a vista d'occhio nell'ultimo anno e mezzo Ruud, una crescita pazzesca, lì in top 10, porta a casa tornei, certo. Qualcuno vorrebbe vederlo anche alzare trofei un pochino più importanti, sarebbe anche ora, però, cioè, fin quando vince, cosa gli puoi dire a Ruud?
E quindi oggi Matteo, peccato solamente per quel terzo set in cui veramente è sembrato stanco morto, anzi, era stanco morto. 6-2, il punteggio a favore di Ruud, che praticamente non sbaglia più nulla. Matteo che si porta a casa il primo parziale, Ruud il secondo 7-6 e poi il terzo nettamente a favore del norvegese e non del danese come erroneamente avevano scritto quelli di Eurosport. Che fanno tanti 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 errori, ragazzi. Cioè, non so se ve ne siete accorti anche voi, un po' un off topic questo che sto dicendo, però, cioè, fanno tanti tanti errori a livello di battitura, di scrittura. Non so se sia distrazione, non so se il loro, diciamo così, chiamiamolo writer, sia alquanto distratto, però fanno veramente tanti tanti errori. Ma vabbè, a parte questo, che ci interessa relativamente, passiamo a Lucia Bronzetti contro Irina Begu, insomma, partita, ripeto, ancora una volta terminata poco fa. Bronzetti che, dopo aver vinto quella splendida partita, insomma, nei quarti di finale contro Caroline Garcia, partita terminata alle 2:26 di notte. Ieri, insomma, poi la rimonta contro Jasmine Paolini, quindi un gran bel percorso, una gran bella reazione per una giocatrice che sta incontrando un bel po' di difficoltà ultimamente. Peccato poi che nell'atto decisivo si debba arrendere alla giocatrice rumena che torna al successo a livello WTA dopo 5 anni. Nel 2017, come è stato detto anche sul Super Tennis, vinse il torneo di casa, il torneo di Bucarest. Begu che batte Bassols, Doden, Parry, Sorribe Storno. E quindi diciamo che nel complesso magari avrà anche avuto vita un pochino più facile nel torneo Begu, però vabbè, poi ogni partita è a sé, come sappiamo, quindi non voglio giustificare Bronzetti, eccetera, eccetera. Questa sera la giocatrice rumena è stata nettamente superiore alla Bronzetti in tutto e per tutto. Tanti vincenti, sia di rovescio, soprattutto, ma anche di dritto, serve anche bene. Bronzetti invece che è abbastanza, diciamo così, imprecisa in molti colpi e questo, poi magari si fa sentire anche un po' di pressione, alla fine si lascia andare comunque alle lacrime perché ci teneva, essendo anche soprattutto un torneo di casa, però dai, non demordere Lucia, quantomeno hai reagito, sei arrivata in finale in un torneo WTA e quindi bene così, sarà per la prossima, prima o poi, soprattutto con il tennis femminile di oggi, la vittoria arriverà. E complimenti allo stesso tempo alla giocatrice rumena. Per quanto riguarda il resto, che dire? A Trieste trionfa Francesco Passaro. Se vogliamo contarci anche questa finale con l'italiano, quattro finali oggi con l'italiano. In rimonta batte il cinese Zhang e anche Passaro guadagnerà, insomma, un bel po' di posizioni. Arriverà attorno magari alla 160esima, non lo so, così a occhio. Attualmente è 100 numero 187, insomma, ma Passaro, che aveva fatto bene già nel mese scorso nel Challenger di Milano, aveva raggiunto la finale, insomma, anche ultimamente dei buoni risultati, e ora si porta a casa questo torneo Challenger. Quindi, bravissimo veramente. A livello Challenger, altro torneo che è iniziato praticamente oggi o ieri, insomma, con le qualificazioni, il torneo di San Benedetto del Tronto. Ovviamente siamo in Italia e anche questo torneo presenterà molti italiani. E per quanto riguarda i tornei ATP e WTA della settimana, abbiamo il 250 di Kitzbühel in Austria, dal quale si sono cancellati però sia Ruud che Berrettini praticamente. Sia Ruud che Berrettini, o meglio, Ruud lo hanno tolto, Berrettini ancora no, però prima stavo sentendo sul Super Tennis, la presentatrice, insomma, aveva annunciato anche il ritiro di Matteo, quindi non so, è stato tolto Ruud, ma non è stato tolto ancora Berrettini. Vabbè, saremo a vedere. Presumibilmente può essere di sì, insomma, perché era sembrato veramente stanco Matteo e magari si prenderà una settimana di relativo riposo. Non so come andrà a finire questa storia. Fatto sta, aspettiamo e vediamo. Nell'ATP di Kitzbühel, lo scorso anno vinto da Casper Ruud, troviamo fra gli italiani Lorenzo Sonego, che giocherà il primo turno contro Andújar Alba, e basta praticamente.
a meno che non ci sia anche appunto Matteo Berrettini. L'altro torneo è quello di Umago, sempre ATP 250 in Croazia. Abbiamo testa di serie numero 2, Jannik Sinner. Jannik Sinner che ha un bye e affronterà al secondo turno, quindi agli ottavi di finale, il vincente tra Mikhail Imer e Haume Munar. Abbiamo, a meno che non si ritiri dal torneo, non lo so ancora, non ho visto nulla, Lorenzo Musetti che affronta alias Bedene e Fabio Fognini contro Galan Riveros, per quanto riguarda italiani già di diritto nel tabellone. Poi ci sono comunque i qualificati e sono Marco Cecchinato che ha superato per il ritiro purtroppo, o meglio, per il match non giocato da Seppi e quindi Cecchinato insomma vola nel main draw, il tabellone principale. Abbiamo Franco Agamenone che batte Gombos e abbiamo anche Giulio Zeppieri che ha battuto Elias Imer, quindi altri tre italiani che volano nel tabellone principale, quindi positivissime, non positive, positivissime queste qualificazioni di Umago per gli italiani. E per quanto riguarda le donne, invece, abbiamo, o meglio, un altro torneo per quanto riguarda gli uomini, me ne stavo dimenticando perché non abbiamo nessun italiano, insomma, ed è l'ATP di Atlanta, 250, primo torneo su cemento di questa seconda parte di stagione. Ovviamente abbiamo molti americani e non ci sono italiani. Testa di serie numero 1, Reilly Opelka, numero 2, John Isner. Per quanto riguarda i tornei WTA, invece abbiamo i WTA di Praga 250, in cui non abbiamo italiane. Testa di serie numero 1 è Annette Contaveit, numero 2 Barbora Krejcikova. Stavo guardando se ci fosse da qualche parte Bernarda Pera, che è la giocatrice più in forma del momento praticamente. Ha vinto i suoi primi due titoli a livello WTA, due titoli di fila, in fila, quindi stavo vedendo, ma qui insomma a Praga non c'è, non so se sia a Varsavia. WTA 250, un torneo insomma, questo polacco che torna dopo 12 anni, l'ultima edizione a quanto pare nel 2010, testa di serie numero 1, indovinate chi ci sarà? Iga Swiatek, seppur sia insomma un 250, il torneo di casa, ci deve essere per forza Iga. E Swiatek che affronterà una connazionale, Magdalena Freck, al primo turno. Abbiamo Elisabetta Cocciaretto in tabellone, abbiamo Jasmine Paolini che affronterà Kovinic e non abbiamo nessun'altra italiana. A meno che non si sia qualificata Sara Errani, vediamo un po' che stava giocando, però me la sono persa Sara Errani. Mannaggia, me la sono persa. Match sospeso forse perché era in vantaggio Sara Errani. Sì, contro l'Argentina ormai c'era, però è sparito. Vado a vedere il tabellone un attimo. Sì, partita sospesa sembra, insomma, perché siamo 1-0 per Sara e 2-1 e servizio per Errani. Però partita sospesa forse per pioggia, non lo so, però questo è ragazzi. Quindi questo per quanto riguarda la settimana che verrà. Chiudiamo questo ampio capitolo sul tennis e anche sull'atletica e spostiamoci dove vogliamo andare, alla Formula 1. Già ho detto comunque un po' di cose all'inizio, però ribadiamo queste cose qui, che se tu vuoi competere per il mondiale, sia a livello piloti che a livello costruttori, non puoi assolutamente permetterti di entrare in un circolo vizioso del genere, cioè errori tuoi a livello di pilota e vabbè, questo è praticamente il secondo errore di Leclerc, cioè a Leclerc non puoi dirgli nulla perché, o meglio, puoi dirgli poco e niente perché alla fine, cioè, è dotato di un talento smisurato Leclerc, di una freddezza incredibile. Forse quando si rilassa un pochino è lì che sono più probabili gli errori. È lì che è più probabile che accadano degli errori. Questa è la sensazione che ho avuto. Però vabbè, cioè nel corpo a corpo, quando si tratta di essere freddi, anche qui è migliorato tantissimo, perché in passato negli scorsi anni magari esagerava, spingeva un pochino troppo. Ora
È migliorato veramente a vista d'occhio. Oggi questo errore, peccato veramente perché ancora una volta si buttano punti. Era in testa Leclerc, poteva vincere il Gran Premio, si poteva andare insomma all'ultima gara che sarà settimana prossima, il GP di Budapest, ultima gara prima della sosta, si poteva andare insomma con uno spirito letteralmente diverso, ma proprio l'opposto. Insomma, Budapest è già cruciale perché lì deve succedere più o meno una cosa del genere. Vittoria Ferrari di Leclerc, possibilmente per riaprire ovviamente il campionato piloti, e però allo stesso tempo magari un ritiro Red Bull, un ritiro di Verstappen appunto, possibilmente ovviamente una doppietta Ferrari sarebbe il top, ma al contempo deve perdere tanti punti Verstappen. Per minare, cioè in modo che vengano minate anche un pochino le sue certezze, anche se poi ci sarà la pausa, eccetera, eccetera. Però avete capito il concetto. Però fatto sta nel complesso, una squadra come la Red Bull, che probabilmente è anche inferiore nel complesso rispetto alla Ferrari, ma che non fa praticamente errori, tranne quei problemi, quegli inconvenienti di affidabilità a inizio stagione. Poi Verstappen non sbaglia praticamente mai, e semplicemente in 4-5 gare ha approfittato di errori altrui, e quindi cioè prende e porta a casa. Lui che diciamo non ha la pressione sulle spalle che ha Leclerc comunque, perché Verstappen il suo primo titolo già lo ha vinto, quindi si è tolto questo peso. Leclerc ne ha sicuramente un po' di più di pressione sulle spalle. Però vabbè, purtroppo questo è, ragazzi, cioè o si limitano al massimo, anzi, o si annullano tutte queste problematiche, quindi errori, affidabilità, errori al muretto, anche oggi insomma qualche cosa che un pochino, oppure cioè il campionato è di Red Bull, sia quello costruttori che quello piloti di Verstappen, cioè questo è, senza girarci ulteriormente attorno. La gara di Sainz oggi, veramente bella, 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 perché comunque partiva dal fondo. Grandissimo sorpasso a Signe, se non erro, all'esterno su Russell, dopo anche una lotta durata più di qualche secondo. Il sorpasso su Perez all'interno, anche qui dopo un corpo a corpo, insomma, veramente grande carattere di Sainz, grande rimonta, poi penalità per Unsafe Release, lì ha sbagliato, se non erro, insomma, il meccanico che doveva dare il via libera a Carlos Sainz dopo il pit stop, un bel po' di traffico in pit lane. E quindi beccati pure sta penalità di 5 secondi, quindi mamma mia, anche sotto questo punto di vista, cioè non c'è una gara più, cioè, in cui non accada una cosa a sfavore della Ferrari, che sia per colpa nostra, che sia per problemi appunto di affidabilità, anche quelli sono colpa tra virgolette di chi ha progettato la macchina, eccetera, eccetera, insomma, e tutte queste cose qui. Quindi svoltare subito, altrimenti è finita. Però mi rendo anche conto che nelle prossime gare deve succedere questo. Bisogna praticamente cambiare marcia quasi totalmente o totalmente, e gli altri però devono sbagliare. Verstappen deve fare almeno uno zero e così via. E non è assolutamente facile combinare tutte queste cose qui. Grande gara della Mercedes oggi, Hamilton in seconda posizione, Russell in terza posizione, quindi due Mercedes sul podio. Non credo che Toto Wolff ci credesse più di tanto all'inizio Gran Premio, alla vigilia di questo Gran Premio, quindi complimenti a loro. Bravo anche Fernando Alonso. E poi per il resto, chi si è ritirato, Tsunoda e così via, vabbè, ma ci interessa poco, insomma. Quindi, accantonata anche la Formula 1, cosa è rimasto di cui parlare? Del Tour de France. Il Tour de France, Jonas Vingegaard ora è ufficiale, è il vincitore dell'edizione 2022. Super meritatamente, e anche in quest'ultima tappa qualcosa è successo. Lo scatto di Pogačar, cioè è un pazzo Pogačar, ma mi piace per questo, veramente lo amo come corridore, ma ho amato questo Tour de France in generale, anche Vingegaard appunto per la sua storia, per quello che è riuscito a fare con l'aiuto della squadra della Jumbo-Visma, in particolare di Van Aert, la commozione di Van Aert, il mostro che è Van Aert. Oggi avrebbe potuto fare la volata e avrebbe anche potuto vincere.
Vittoria che va tra l'altro a Jasper Philipsen sui Campi Elisi, e quindi grandissima soddisfazione per il belga dell'Alpecin. Peccato per Dainese, mi aspettavo magari un acuto di un italiano, o meglio, ci speravo ancora in un acuto di un italiano al Tour de France, non è arrivato purtroppo. Però stavo parlando appunto di Wout van Aert. Mamma mia, che mostro ragazzi, che animale. Il Tour della Jumbo, il Tour di Van Aert, di Vingegaard, dei ritirati anche, cioè il peggiore della Jumbo, Roglic purtroppo che ha avuto problemi sin da subito, sin dalla quinta tappa praticamente, o anche prima se non erro, perché adesso per andare, andando indietro insomma, cioè andare indietro di 20 giorni non è facile, però in generale la Jumbo, uno squadrone ragazzi, uno squadrone, ovviamente è mancata l'Italia. In questo tour così spettacolare, il più spettacolare degli ultimi anni, manca l'Italia e si deve assolutamente fare qualcosa. Cioè, qui veramente è abbastanza deprimente sotto questo punto di vista, soprattutto, cioè, non abbiamo uno che possa lottare per le classifiche, non abbiamo, cioè, sì, Dainese, ok, per la velocità, vabbè, ma non è, cioè, uno che vince spesso, sì, Ganna per la cronometro. Ma ultimamente, anche nella cronometro di ieri, ad esempio, cioè in quattro davanti a Ganna, se non erro, e vabbè, eccetera, eccetera. Insomma, sono tutte cose che non fanno bene al ciclismo italiano, all'umore dei tifosi, eccetera, eccetera. Quindi speriamo anche qui di svoltare. Stessa cosa che deve accadere, insomma, in Ferrari, dovrebbe accadere anche nel ciclismo, anche se qui parliamo insomma più a lungo termine, mentre la Ferrari proprio a breve termine, già dall'Ungheria. E che dire, poi non credo di dimenticarmi nulla, perché comunque 30 minuti di video, perdonatemi ragazzi, ma come avete visto vi ho messo i capitoli. La palla a volo, un po' una delusione. E concludiamo così il video, e ripeto, spero di non essermi dimenticato nulla. La palla a volo, a conclusione. Deluso da queste final, o meglio, da queste finals italiane, che già dalla partita contro l'Olanda, nei quarti di finale abbiamo visto, sì, un'Italia vincente per 3-1, ma non un'Italia brillante. Poi, non vincere nemmeno un set fra semifinale e finale per il terzo e quarto posto, è veramente dura da digerire. Anche se comunque siamo i campioni d'Europa, anche se questa, vabbè, era Nations League, quindi non un torneo di prima fascia, ci sono i mondiali ai quali puntare, eccetera, eccetera. Ed è lì che non si deve sbagliare, che si deve tirare fuori il massimo possibile. Però, insomma, non vincere nemmeno un set in queste due partite è dura da digerire, perché sei davanti al tuo pubblico, tra l'altro. Tra l'altro, Unipol Arena, veramente pazzesca. Quindi peccato veramente, dopo la sconfitta di ieri 3-0 con la Francia, che ci ha messo letteralmente, passatemi questo termine, le palle in testa. Oggi la Polonia, certamente più cinica, sfrutta il nostro momento no, e 3-0 anche la Polonia, che aveva perso contro gli Stati Uniti. Tra l'altro, visto che ci sono, andiamo a vedere cosa stanno facendo, perché stavo rivedendo, non so perché, la partita di Musetti contro Alcaraz, quasi inconsciamente. Vediamo cosa stanno facendo. Francia e Stati Uniti, e poi chiudiamo il video. Dai, fate vedere sto benedetto risultato. Ovviamente, quando servono le cose, non ci sono mai a disposizione, non sono mai sotto mano. Maledizione. Aspettate un attimo, ragazzi. E poi chiudo il video. Godiamoci questa attesa insieme. Vediamo cosa stanno facendo. Ovviamente, pause ingiustificate. Quando un povero Cristo come me dovrebbe leggere, insomma, il. E solamente il risultato, non chiedo di più. E vabbè, dovremmo essere 24 a 14? Per chi però? Per chi? Che set è? Non lo so, ragazzi, non lo so. Perdonatemi. Attendiamo assieme. Attendiamo assieme. Ora è 23 a 15, ora 24 a 15, benissimo, sono capitato proprio in un momento perfetto, perfetto.
Bello, bello ragazzi, veramente bello. Bellissima questa cosa. Ecco qua, 2-0 Francia, perché che è una partita veramente alla grandissima. Ora siamo 24-15 per gli USA però. Vediamo se chiudono questo set. Ecco qui in ricezione, chiusura del terzo set per gli Stati Uniti. Quindi ancora non è detta l'ultima parola. Attenzione, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e al prossimo video ragazzi, e forza azzurri sempre!